Una donna di 73 anni, fermata e caricata sul cellulare della polizia, è l'attivista dell'opposizione bielorussa Nina Baginskaya, diventata un simbolo del movimento di protesta durante le manifestazioni del mese scorso. Una degli oltre 100 arrestati durante la Marcia delle Donne che ha acceso nuovamente la piazza Minsk. Combattono una guerra di posizione nella capitale della Bielorussia, 42 giorni consecutivi di protesta, per strada a chiedere le dimissioni del presidente Alexander Lukashenko dopo le contestate elezioni del 9 agosto. Durante il corteo, che ha riversato per le strade migliaia di persone, soprattutto donne, alcuni scontri con le forze dell'ordine sono stati la premessa agli arresti di massa. I clacson degli automobilisti sono stati la colonna sonora della manifestazione, un modo per segnalare il proprio sostegno. Gli attivisti hanno anche esposto cartelli in cui si lancia l'SOS, la richiesta d'aiuto alla comunità internazionale.